Buon pomeriggio, youtuber, sono Sara Shalini Wolf e finalmente, dopo più di una settimana, suppongo, siamo a un nuovo video Nintendo Plus Kids, sempre la versione Barboncino Nanno e Nove Amici. Oggi è lunedì 8 gennaio, mio Dio, è già passata una settimana dall'inizio dell'anno, anzi più di una settimana in realtà. E veramente, che bello. Passa troppo in fretta il tempo ultimamente. Allora, come avete già visto dalla miniatura, finalmente, non so dopo quanti anni, sono riuscita ad avere, a prendere, insomma, un nuovo robocucciolo. Perché è vero, sì che avevo già preso Galaxy l'anno scorso, però è durato non molto. Non so quanto tempo, però poi alla fine l'ho donato. Mentre non posso esserne certa, però sono quasi certa, è molto probabile che questo robocuccio non lo donerò. È troppa fatica. Però vi dico subito che questo robocucciolo che ho preso è al posto, diciamo, di Luis. Perché sì, alla fine Luis l'ho dovuto donare anche perché dopo più di una settimana ancora era alla dilettanti dell'inseguimento. Cioè, veramente no. Allora ho preferito donarlo come mi avevano anche consigliato delle persone in una live che ho fatto, che poi ho cancellato, però sicuramente voi che state guardando questo video avete visto la live e sapete esattamente quanto Luis sia stato veramente terribile, e allora l'ho donato, è meglio così. Avevo già detto che probabilmente avrei preso un robocucciolo in questa versione, finalmente, visto che non li prendo mai. Però stavolta avevo proprio voglia di un robocucciolo. E l'ho presa femmina perché appunto vedete gli accessori gli stanno molto meglio in confronto ai robocuccioli maschi, secondo me. E poi vabbè, volevo una femmina, da tantissimo tempo che non prendevo una femmina. L'ho presa bianca e rosa. Il primo robocucciolo che ho avuto Nintendo Plus Cats anni e anni fa, il primissimo era rosa e fucsia, mentre questa volta è fucsia e bianca. Allora, sempre un nome a 5 lettere. Penso che in questa versione darò tutti i nomi a 5 lettere, intanto ormai sono 4 su 6, quindi non ci vuole molto. Come potete vedere da come l'ho vestita, è una femmina, anche perché non prenderei mai un robocucciolo rosa maschio. Vabbè. Ma questi sono dettagli. Ah, come potete notare, in casa non c'è Chico perché, avendo vinto tutte le coppe Nintendox di tutte le competizioni, ho deciso di lasciarlo all'albergo per prendere questo nuovo cucciolo e di lasciarmi in casa Misao e Nakai. Questo nuovo robocucciolo si chiama Diva e il nome chiaramente è legato a una cosa, cioè è il nome di, insomma, di praticamente in un anime di robottoni. C'è questa organizzazione che si chiama Diva. Perché si vede così stavolta? E allora ho deciso di chiamarla Diva. Perché si vede il mio dito? Pensavo fosse più centrale. Comunque, Diva è un robocucciolo. Normale, normale, molto pulito. Non ha ancora fatto le prove di obbedienza, però. È una femminuccia orgogliosa che conduce una vita tranquilla e rilassata. E per ora ha 153 punti. L'ho presa dopo pranzo. No, prima di pranzo. Sa fare i primi tre comandi, vedete l'ho presa oggi. Sit down, shake e pav 2. E poi imparerà gli altri comandi più avanti. Ha vinto la principiante della prova del disco e della prova di inseguimento. Ci ho già fatto qualche passeggiata per allenarla, soprattutto all'inseguimento. Nakai, non mi ricordo se l'avevo già fatto vedere, ma probabilmente sì, ha vinto la Nintendox di tutte le gare. Ha 2824 punti.
e sa fare tutti i 17 comandi, compreso Ulula. Scusate un attimo, eh. Ok. Non ero sicura di una cosa. Misao, invece. Vabbè, anche lei ha fame, bla bla bla. Ha 3735 punti. Sa fare tutti i comandi, compreso Ulula. E come sapete, ha già vinto la Nintendox di tutte le gare. Fuori casa non ho tanti soldi, ne ho 43.306 perché ho comprato tutti gli oggetti, tutti gli accessori e tutti i mobili vari disponibili. Gli oggetti. Mi sto connettendo con la mia versione Golden per mandarmi tutti gli oggetti esclusivi, vedete? Alla fine non ho resistito e me li sto inviando, ma solo quelli esclusivi. Quelli che posso trovare me li trovo da sola. Però ancora non ho finito. Cioè, ho comprato il lingotto d'oro. No, vabbè. Cavolo, wow. Mai che trovi 100 euro. Ogni tanto l'ho trovato. Ferro, non ho idea perché ne ho 38. È solo un cuoio. Questo me l'ha trovato Chico oggi. Ogni tanto mi trovano qualcosa. E ho tutti i mobili, appunto. Devo sbloccare il televisore se non sbaglio. Allora. Diva. Sit down. Ah, mi ha fatto anche comandi speciali. Shake. Shake. Sit down. Shake. Pav 2. Perfetto. Dai. Che bello. Incredibile che già abbia questo tubo in mezzo. Una molla, un tubo, non ho idea di cosa sia. Dai, non ti arrabbiare. Quanto ci vuole? Oh, ora brilla. Guarda quanto è carina. Direi di farci una passeggiatina. Corta. Molto corta. Non volevo farla al mare, però.
Ho tipo fatto un paio di passeggiate con lei e ogni volta mi ha trovato la strada segreta. Sono anche entrata nella palestra per allenarla, quando sono uscita c'era di nuovo la strada segreta. Ma che cavolo! Quando non mi serve, non appare sempre. Tipo, secondo me appare anche in questa strada. Dopo in lontananza la vedremo. O forse no. Madonna. Sta voce che va e viene ogni tanto, durante i video, sempre. Fiore di bisco bianco, prima il Mimi ha dato il fiore di bisco rosso. Manca solo da fare le due prove di obbedienza con lei oggi, e poi ho fatto tutte le gare con tutti i cani. Questi giorni ci sto giocando un po' di più. Girasole, ok, manca le rose e poi siamo a posto, cioè. Dai. Dai. Comunque niente, è strada segreta. Meno male perché non voglio allungare troppo il video. Dai, Cicina. Ora mi rimangono solo due posti. E devo prendere due maschietti perché ho solo Chico come maschio. E penso che, non sono sicura, ma penso che i prossimi due cuccioli saranno uno, un Siberian Husky. E poi non lo so. A me il Beagle piaceva, però non sono sicura di volerlo riprendere. E il gatto? Boh, non credo. Boh. Che non fanno niente, mi scoccia. Dai, ciccia. Ma dai. Non capisco perché si bloccano. Ha paura. Infatti ha paura davvero. Dai. Dai. Sicuramente deve fare la cacca. O forse no, vuole solo annusare stavolta. Dai, mangialo e basta. Una volta si gira, una volta no. Gli uccelli. Ottimo. Comunque è bellissimo l'abbaio dei robocuccioli. No! Diva. Un'organizzazione che usa robottoni per combattere le malvagità. La diva. Però siccome lei è robotica mi ricordava. Volevo dargli un nome che avesse a che fare con i robot, allora l'ho chiamata diva. Ed è capitato a Fagiolo che avesse proprio 5 lettere, quindi ancora meglio. Perfetto, direi. Allora ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, visto che siamo quasi a 15 minuti. Vi saluto anche perché ho altre cose da fare. Spero che vi piaccia il mio nuovo cucciolo, anche se non siate abituati a vedermi con un robo cucciolo, visto che appunto non li prendo quasi mai. Però dai, confido in questo robo cucciolo qui. Diva, contiamo tutti su di te. Io a questo punto vi saluto. Se vi piace mettete un bel mi piace, ormai lo sapete a memoria. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!